Avete visto? Comunque il sole sciolto non ci abbandona mai. E oggi è il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Eccoci qua. Eccoci! Ciao a tutti! Avete visto che oggi c'è un bel sole sciolto? E questa è la chitarra. Però più avanti imparerò a suonarla. Questa qua. Ti piace? Bella, eh? Bene. Allora, dato che oggi è il 1° maggio, volevo fare un po' di cose. Volevo leggervi la cosa che vi ho letto prima. Avete visto il sole sciolto? La cosa che vi ho letto prima, però in modo più carino, in modo diverso. Sì. Ora, se questa cosa... in modo diverso. Allora, oggi è il 1° maggio, questa festa viene festeggiata ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori, per la riduzione della giornata lavorativa. La festa ricorda le battaglie operaie per la conquista di un diritto preciso, 8 ore di lavoro fisso. Queste battaglie portano a una legge che fu approvata nel 1867. A decidere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago, che erano conosciuti come rivolta di Haymarket. Oppure, oggi è il 1° maggio, questa festa viene festeggiata ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa. La festa ricorda le battaglie operaie per la conquista di un diritto preciso. Quale diritto? E insomma, e poi perché ancora alcuni lavori non vengono rispettati, anche se siamo nel 2017. Quindi volevo festeggiare questo diritto perché venga rispettato. Intanto ammirate questo mondo, perché la luce è meravigliosa che è intorno a noi ed è anche dentro di noi, e perché siamo noi i primi a dover migliorare il mondo dei lavoratori. Siamo noi che dobbiamo lottare per i nostri diritti, che in alcuni lavori ancora non c'è. In alcuni lavori ancora, se te vuoi dire la tua opinione oppure vuoi dire non c'ho abbastanza vacanze per me, ti cacciano via e quindi perdi il lavoro, perché oggi come oggi c'è crisi, ma invece dobbiamo cercare in qualche modo, anche in silenzio, di lottare. Magari anche votando si riuscirà a cambiare il mondo del lavoro, oggi che è il 1° maggio. A un prossimo sole sciolto.